Disegnare opzioni pareti e specchio. 1. Nel browser di progetto, individuare la categoria piante dei pavimenti, espanderlo e fare doppio clic su level 1. Si apre il livello 1 vista in pianta piano. 2. Dal nastro, selezionare la scheda di architettura e fare clic su funzione parete. 3. Nella barra delle opzioni si trova appena sotto il nastro, in altezza modifica di livello 2 e impostare locatio linea di finitura faccia, esterno. Assicurarsi inoltre l'opzione selezionata catena. 4. Nella parte superiore della tavolozza proprietà si vede il selettore del tipo. Cliccalo per cambiare il tipo di parete a parete di base, esterno, mattone su MTL, perno. Anche trovare il parametro denominato top offset e modificare il valore di altezza che si desidera. Prima di iniziare la modellazione, notare il pannello draw del nastro. È possibile scegliere tra una varietà di opzioni di geometria come di creare elementi 3D e 2D nell'area di disegno. 5. Ora sei pronto per iniziare a segmenti di muro di modellazione. Nel disegno zona, fare clic su attraverso ciascuno dei marcatori di layout da 1 a 6. Nota com'è possibile utilizzare l'aggancio automatico per individuare con precisione l'inizio e fine di ogni segmento. Al punto 3, posizionare il puntatore del mouse vicino al centro del cerchio, di utilizzare il punto centrale di snap. 6. Dopo aver fatto clic sul segmento ultimo muro al punto 6, premere il tasto ESC una volta per interrompere l'aggiunta dei nuovi muri. Si noti che il comando muro è ancora attiva ed è possibile continuare ad aggiungere nuovi muri se si sceglie. Puoi anche cambiare il tipo di muro, le opzioni e le proprietà prima di continuare. 7. Premere il tasto ESC per tornare allo stato modifica. Puoi anche fare clic sul pulsante Modifica all'estremità sinistra del nastro. Utilizzando Filtro, Specchio e Trim barra Extend. 7, 1. Come si continua l'esercizio, viene utilizzato un paio di strumenti comuni di modifica a sviluppare ulteriormente il layout delle pareti. Potrai anche imparare a selezionare gli elementi filtro nel modello. Cominciamo dal Mirroring parte del layout e di collegamento gli angoli con lo strumento Trim. Utilizzando il puntatore del mouse, fare clic e trascinare una finestra dal basso a sinistra in alto a destra per selezionare solo i segmenti di muro che est-ovest